Con fatturazione elettronica di Aruba puoi registrare corrispettivi derivanti da scontrini o ricevute. Troverai la sezione corrispettivi all'interno del menu Incassi e pagamenti. Ricorda però che vedrai il menu solo se hai acquistato il modulo aggiuntivo Incassi e pagamenti. Vediamo insieme il dettaglio. In colonna vedi i campi che identificano un corrispettivo, ad esempio data, descrizione, tipo o importo. Se lo desideri, puoi rimuovere o aggiungere un filtro da Vista colonne. In alto è sempre presente in verde il totale delle colonne importo IVA e importo IVA inclusa. L'importo è conteggiato nel fatturato attivo, indicato nel grafico in home page. L'importo IVA inclusa nel report relativo agli incassi. L'IVA è conteggiata nell'IVA a debito, riportata nel grafico in home page. Se esegui una ricerca, ad esempio per descrizione, vedrai che gli importi si modificano. E a fianco degli importi, una lente di ingrandimento indica che le cifre dipendono dai filtri inseriti. Per inserire un corrispettivo, ti basterà scegliere Aggiungi nuovo. Dovrai indicare la data e il tipo, scontrini o ricevute, e una descrizione. La banca che vedi è quella che hai indicato come predefinita per gli incassi quando hai configurato incassi e pagamenti, ma puoi variarla se ti occorre. Ricorda che devi indicare la banca su cui hai incassato il corrispettivo. Ora indica un importo sempre superiore a zero. Sarà al netto o al lordo dell'IVA in base a quanto hai scelto sulle impostazioni del pannello. Le aliquote IVA che puoi scegliere sono 22%, impostata di default, 10%, 5%, 4%, 0%. Puoi inserire fino a 5 corrispettivi contemporaneamente cliccando su Aggiungi corrispettivo. O rimuovere quelli che hai inserito per errore prima di salvare. Ogni corrispettivo che inserisci genera un movimento manuale di prima nota, riconoscibile in questo menu perché associato alla categoria corrispettivo. Da prima nota non puoi modificarli o eliminarli, ma solo riconciliare tali movimenti. Da corrispettivi potrai invece modificare tutte le voci di un corrispettivo. Potrai poi eliminare un singolo corrispettivo o più elementi contemporaneamente. La modifica o l'eliminazione di corrispettivi già inseriti comporta una variazione dei movimenti di prima nota generati e dei valori conteggiati su IVA, fatturato attivo e incassi in home page. Se clicchi su un corrispettivo in elenco, vedrai un riepilogo dei dati.